Ragazzi, mi raccomando, guardate tutto il video e lasciate un bel mi piace, così domani alle 14.30 avrete l'ultimo episodio della carriera con il Cagliari. Sarà un finale pazzesco, se lo volete vedere subito domani lasciate un bel mi piace, arriviamo a 7.000, io vi lascio il video, buona visione, bella! Bella a tutti ragazzi, qui è Giuetta360, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 14, se non sbaglio, con la carriera allenatore con il Cagliari sul FIFA 18. Che cosa faremo in questo video? Giocheremo tutto il mese di aprile. Ci sono partite veramente molto molto interessanti, soprattutto la doppia sfida contro il Milan, quarti di finale contro una grandissima squadra che in campionato ci sta veramente facendo sudare, 71-61. Di quelle 30 partite noi ne abbiamo giocate soltanto due, se non sbaglio, due o tre. Però la nostra squadra da sola non è riuscita a fare quello che siamo riusciti a fare noi. Quindi corriamo in soccorso, andiamo a sfidare la Roma, cerchiamo di accorciare questo svantaggio e cerchiamo di fare una rimonta pazzesca. La formazione è già pronta e questa qui, Marcello è tornato, si è ripreso dall'infortunio al cerotto, ma l'ho messo subito in campo con Messi e Ronaldo lì davanti confermati, la coppia più forte che esiste. E andiamo subito a giocare, non perdiamo altro tempo, si va veloci ragazzi, voglio 3 punti e poi andiamo direttamente a sfidare il Milan. Questa qui è la squadra e noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto? Ci siamo? Siamo allo stadio olimpico, le squadre sono in campo e inizia adesso Roma-Cagliari. Iter diventa pure per Marcello che se la mette sul mancino, il suo piede, poi il tocco per Pulisic, ancora dentro per Marcello, con calma Marcello l'ha frenata, se la mette sul mancino, ci prova, deviato, ma rimane ancora lì per Pulisic che la ricrossa. Bellissimo Messi al volo, anzi bruttissimo e pallone debole. Attenzione qui però, ora tocca alla Roma, pallone sul palo. Ragazzi calma, la Roma è ottava se non sbaglio. Cerchiamo di rimanere concentrati. Valleio per Messi, Messi se la mette sul destro, larga dall'altro lato per Chiesa che fa andare fino in fondo il cross sul secondo. Bellissimo per Pulisic, 1-0, palo, contropiede, gol. Molto molto bene, anche l'inserimento di Pulisic e anche l'idea con l'esecuzione di Chiesa. Attacca la Roma con Foden, no, stiamo attenti, fermate a questo con la numero 10 del nuovo Totti questo, fermatelo. Hanno dato la 10 a un altro giocatore, non si fa. State disonorando Francesco Totti. Maffeo, diventa buona per Chiesa, bellissimo. Marcello in mezzo a due con il mancino. Marcello questa volta no, sbaglia, 2-0 e partita chiusa. CR7, contropiede, sono messi male, Pulisic, 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 il tocco sotto di Pulisic e pallone dentro. Mamma mia, tutti i difensori della Roma che si buttano ma che non riescono a prenderla. Azione bellissima. Tocco sotto di Pulisic e anche questa volta il pallonetto della giornata l'abbiamo fatto. Ora tocca a loro, traversa. Mamma mia ragazzi, da dove è uscita questa traversa? Non la stavo neanche commentando. Però è una Roma che non merita di perdere 3-0, assolutamente no. E ancora loro che ripartano. Occhio, Under, uno contro uno e no, no Maffeo, l'avevi presa. L'avevi presa Maffeo, gol di Under, ma l'avevi presa. Potrebbe essere forse anche autogol, no perché il pallone entrava. Ma l'avevi presa, 3-1 comunque, dai, non fa niente, va bene così. Arbitro puoi fischiare perché a noi bastano i 3 punti. Infatti è così, non c'è più tempo, vinciamo questa partita e accorciamo sul Milan. 6-6. Come ho detto, la Roma meritava di più. A questo punto abbiamo la partita contro il Bari, partita molto semplice che possiamo tranquillamente lasciare ai nostri giocatori. Non ho fatto turnover perché riusciamo a recuperare in modo molto rapido, quindi va bene così. Skippiamo e vinciamo 5-0. Mamma mia, doppietta di Pulisic, doppietta di CR7 con Sule che si fa buttare fuori. Va bene Sule, riposerai dopo, contro il Milan ovviamente ci sarai. Allenare la Nuova Zelanda non mi interessa, non me ne può fregar di meno. Mi interessa solo questa partita contro il Milan. Forza FIFA, vedi di sbrigarti. 15 aprile 2026. Confermiamo ovviamente la formazione con Iter che si è fatto male. Chi possiamo mettere al suo posto? Nessuno, perché non abbiamo neanche un terzino in panchina tranne Gallo e questo di 67. Io direi di far giocare Sar, che gioca esterno sinistro, quindi volendo, giocando esterno sinistro, può giocare terzino, anzi ala
in un 3-5-2, diciamo, quindi che più o meno può difendere. Dai, mettiamolo lì e andiamo a giocare, facciamo tutto in automatico qui perché c'è ancora il difensore in panchina e andiamo a giocare questa partita. Siamo a San Siro, cercheremo di chiudere tutto qui. Questa è la squadra e noi, signori, ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, siamo a San Siro, le squadre sono in campo e inizia adesso Milan-Cagliari. No, arbitro, no, non è vero. No, ragazzi, dai, io non ho premuto niente. Fallo, indovinate su chi? Henry, che ci mette in difficoltà in ogni partita. Henry, Sanabria contro, non ci credo, anche sotto al braccio, pure la beffa, pure sotto al braccio è andata. E dai, 1-0, gol di Sanabria. Calcio d'angolo per noi, occhio, di testa colpisce Ronaldo e parata di Donnarumma. Questo è il nostro primo tiro in porta dopo 30 minuti. Messi, ancora noi, CR7 per Wendell, ti prego, Wendell, con il destro è paratona di Donnarumma, poteva andare più avanti forse. Ancora noi, Quintana, Messi, appoggia per Ronaldo, 1-2, bellissimo, Messi, è passato Messi, il tocco sotto, non ci credo, ho sbagliato, ragazzi, pensavo si buttava Donnarumma, 8-2, era proprio scritto il pallonetto, ragazzi, l'azione si doveva concludere con un pallonetto, mamma mia, Marcello, con il mancino niente, incredibile, dentro Suso, di testa sulle, poi non ci posso credere, non entra. Contropiede, Henry, fermate a questo, Henry, pallone dentro, di testa, non ci credo, traversa piena, poi su e spazza via. Cosa abbiamo rischiato? Quintana, appoggia per Marcello, prova a farlo alto, bellissimo, di testa colpisce CR7, 1-1, traversa, contropiede, gol. Sul 2-0 non dico che era finita, perché noi possiamo vincere anche 4-0 al ritorno, ma il 2-0 sarebbe stata dura. Dura, ma non impossibile, però... abbiamo evitato questo crollo pazzesco, 1-1. E per quello che si è visto è anche meritato. 90esimo, attenzione qui, pallone dentro, contropiede, ok, lo voglio fare, arbitro, lo voglio fare. Messi, che stai facendo? Ok, a caso, Messi, allarga dall'altro lato per Pulisic, che è stanchissimo ma può ancora correre. Pulisic la mette dentro per Messi, 1-1, paratone incredibile di Donnarumma. Ragazzi, che contropiede e che parata ha fatto. Veramente qualcosa di pazzesco, calcio d'angolo di testa, non ci arriva nessuno. Arbitro, non fischiare. Arbitro, la rimetto subito dentro, Wendell, bellissima per nessuno, e l'arbitro a questo punto fischia. 1-1, per come si è messa va bene così, potevamo perderla ma potevamo anche vincerla nel finale. Voglio vedere i tiri, 4 tiri a 13, e dai, 8.8 per Ronaldo e andiamo avanti con l'Arsenal che batte 3-1 il City. Se non sbaglio l'Arsenal ha fatto fuori anche il Real Madrid, complimenti a loro. Abbiamo adesso la partita contro l'Inter, la partita che non voglio andare a giocare, ma ragazzi la simulo con la squadra delle riserve. Dai, vediamo come va. Tutto nelle vostre mani. Affrontiamo un Inter che viene dalla sconfitta anche contro l'Udinese. Vediamo un po', schippiamo e vinciamo 1-0. Gol di Fernandez su Alehe, il fake di Ronaldo, se non sbaglio. Mi sa che è proprio lui. E adesso noi possiamo andare direttamente a sfidare il Milan. Rimetto la formazione dei titolari, che è questa qui, e possiamo tranquillamente confermare tutti. Facciamo tutto in automatico e andiamo a giocare questa partita. Non sarà semplice, con lo 0-0 passiamo noi, ma non possiamo accontentarci, almeno un gol lo dobbiamo fare. Questa è la squadra e noi, signori, ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo, le squadre sono in campo e inizia adesso Cagliari-Milan. Wendell diventa buona per Messi, che allarga dall'altro lato per Federico Chiesa, brutto fallo su Messi, si continua per il vantaggio. Chiesa la mette indietro, bassa, ok, troppo indietro però Marcello, bellissima, con il mancino, pallone dentro, che gol ragazzi. 1-0, questa volta la sblocchiamo subito con Marcello. Sono contento, adesso si mette bene, ma dobbiamo continuare a spingere. Ceballos appoggia per Henry se la mette dentro, tutto buono fuori gioco. Siamo anche fortunati ragazzi, gol annullato al Milan con assist di Henry. Dopo per curiosità voglio vedere quanto costa questo Henry. Attenzione qui, ancora loro, Henry e basta su Henry ragazzi, mamma mia. Locatelli allarga dall'altro lato per Lo Celso, che lo sbaglia così. Questo Milan è forte ragazzi, non stiamo battendo una squadra debole, anzi, non è un caso se sono in testa al campionato. Quintana, occhio, diventa buona per Marcello, il tocco per CR7, caraga dall'altro lato, Pulisic, con il mancino, paratona di Donnarumma, e poi sulla respinta non ci arriva nessuno dei nostri. Fine primo tempo. Dobbiamo cercare di fare il secondo ragazzi, perché con l'1-1 andiamo ai tempi supplementari, non possiamo correre questo rischio fino alla fine. CR7, fa correre Pulisic, che la prende Pulisic, la sterzata, pallone dentro, bellissimo, per Messi, forse fuori gioco, sì, era fuori gioco.
Ve la metto perché l'azione di Pulisic è stata bella. Insistiamo ancora però, dai che forse abbiamo preso coraggio. CR7 appoggia per Messi, 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 Messi. Il tocco sotto di Messi e questa volta è buono. Questa volta è buono, 2-0, pallonetto decisivo e partita chiusa. Perché loro adesso ne devono fare due. E va bene così, 2-0, ora gestiamo. Ancora noi, CR7, Chiesa, la sterzata, Chiesa con il destro. Ok, 3-0, gestendo abbiamo trovato anche lo spazio per fare il terzo. E adesso è veramente finita. No, attenzione Locatelli, e dai Locatelli, 3-1. Non riusciamo a chiudere una partita completamente perfetta, niente da fare. Subiamo gol, sia all'andata e sia al ritorno, ma non importa, va bene così. L'arbitro fischia la fine, passiamo il turno, andiamo in semifinale. Con l'Arsenal che pareggia 1-1 contro il Manchester City. Ha vinto all'andata, quindi vanno avanti e sono proprio curioso di sfidare questo Arsenal. Il tabellone non continuerà così, ma si mischierà. Ma se tutto va bene, siamo Arsenal, Cagliari, United e Chelsea. Molto molto bene. Vediamo se vengo accontentato. Voglio sfidare questo Arsenal che mi ha impressionato. No, però ragazzi, infortunio per Sule. 4 mesi, il nostro difensore migliore, perso per tutta quanta la stagione. Frattura della tibia durante gli allenamenti di ieri. Io voglio sapere chi è stato a rompere la tibia a Sule. Voglio il nome, nome e cognome. Non è possibile però, dai. Comunque sta avanzando nel calendario. Abbiamo intravisto anche la partita contro il Manchester United, quindi non sono stato accontentato, perché abbiamo lo United di Mourinho. E abbiamo anche le ultime 3 partite del campionato: Genoa, United, anzi Genoa, Fiorentina e Chievo. Partite che andremo a giocare tutte sul campo, perché vi faccio vedere la classifica: 79-76. Dobbiamo vincerle tutte e sperare che il Milan faccia un passo falso. In questo video quindi non giocheremo contro il Manchester United, ma l'ultima partita la gioco contro il Genoa. Formazione confermata con Sule, che ovviamente non ce la fa. Al suo posto mettiamo Hod, con Itter che torna in campo al posto di Sar. Mamma mia, me l'ero completamente dimenticato. Ho simulato contro Benevento e Verona, entrambe vinte con Sar terzino sinistro. Mamma mia. Comunque, contro il Genoa voglio esserci. Andiamo subito a giocare e speriamo in un passo falso del Milan. Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione. E noi signori ci vediamo in campo. È tutto pronto, ci siamo. Siamo a Genoa in un campo molto molto complicato. E inizia adesso Genoa-Cagliari. Itter diventa pure per Ronaldo. E tocca per Messi, Messi, si gira grande. Messi, Messi con il destro, palla dentro. La sbloccavo subito dopo 7 minuti di gioco. Se l'avessimo giocate tutte, questo campionato l'avremmo stravinto. Però adesso invece abbiamo un pizzico di difficoltà in più. E va bene così, cercheremo di fare la rimonta sul Milan. Itter diventa palla per Pulisic, che si gira bene. Il tocco per Wendell, dentro per Messi, 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 Messi. Non è il suo piede, quindi appoggia per CR7. Tutto regolare, Messi per Ronaldo e pallone dentro. Attenzione qui, sono messi malissimo. Federico Chiesa, può andare fino in fondo. Chiesa, Chiesa, il tocco sotto di Chiesa e la parata di Perin. Poi di testa, non ci arriva nessuno. Poi al volo Messi, pallone alle stelle. E va bene, e va bene. Mi sto divertendo, 2-0. Pulisic infortunato, toglietemi tutti. Che ne so, toglietemi pure Marcello, che è già stato fuori per 2 mesi. Occhio qui, Messi 1 contro 1, fermato all'ultimo. Non è riuscito a metterla dentro, non è riuscito a tirare da 2 metri. Attacca il Milan, anzi attacca il Genoa. Non è il Milan, ho cambiato partita. Pallone sulla traversa, può rimanere lì. E pallone dentro, 2-1 al primo tiro in porta. Quando si hanno troppe occasioni e non si riesce a segnare, proprio il gol subito diventa quasi certezza. Ancora loro, no, non ci credo. Non è possibile, pallone fuori. Ragazzi, ma chi è questo Alvaro? Crollo pazzesco nel finale. Io mi metto su ultra difensiva, non difesa d'oltranza, ultra difensiva, con ovviamente tattica del contropiede. Wendell, occhio, CR7 è bellissimo per Marcello con il piattone. Dali, non puoi sbagliare. 3-1, partita richiusa. E rimango con queste tattiche, ultra difensiva con contropiede, va benissimo. Attaccano loro, stiamo attenti. Lammers, no, troppo spazio. Pallone dentro, 3-2. In difesa facciamo fatica, ragazzi. È vero che ci manca Sule, ma non può essere una colpa. Anzi, non può essere una scusa. Messi, occhio qui, diventa buona per Chiesa, che appoggia la grande, bellissima per Pulisic, che lo sbaglia poi in rovesciata. CR7, secondo gol in rovesciata da quando è con noi. Ha segnato così anche nella prima partita o nella seconda partita che ha fatto con la maglia del Cagliari. Bellissimo, bellissimo, pallone che scende di rovesciata, la mette dentro. Marchio di fabbrica, 8° gol in Serie A e 4
4-2 Cagliari. Ovviamente senza il nostro aiuto CR7 non segna, solo 8 gol facendolo usare al computer. Che vergogna non essere in grado di valorizzare un giocatore così. Con noi ha giocato 2 partite, ha fatto 6 gol, se vi ricordate, le prime 2 della stagione. Non c'è più tempo comunque, va bene così, battiamo il Genoa 4-2. Complimenti anche a loro perché hanno fatto una grande partita, hanno tirato in porta anche più volte di noi se non sbaglio, 10 tiri a 9, è così, 9.5 per Ronaldo e andiamo avanti. Con il Milan che cosa sta facendo? Non si sa, non lo vedo, quindi probabilmente giocherà più avanti. Ok, noi adesso abbiamo la sfida contro il Manchester United, 6 maggio 2026, partita che giocheremo ovviamente nel prossimo episodio, anche perché se tutto va bene ragazzi il prossimo video potrebbe essere l'ultimo, perché abbiamo da giocare 1, 2, 3, 4 più l'eventuale finale di Champions League, quindi vedremo, non lo so ragazzi, vedremo un po' che cosa fare, perché se cambiamo squadra noi dobbiamo giocare tutte le partite del prossimo episodio, perché non possiamo dedicare solo la finale di Champions League ad un unico video, assolutamente no, tanto vale che la giochiamo domani. Comunque la squadra direi che è pronta, farò qualche cambio ma ci penserò dopo, non vi preoccupate, anche con la stanchezza siamo in grado di battere lo United. Concludiamo questo video facendo vedere 2 cose, la prima la classifica della Serie A con il Milan che ha vinto, quindi 82-79, questa è la classifica, 82-79. E poi per curiosità voglio cercare un giocatore, non argentino, ma un giocatore che gioca nel Milan. Eccolo qui, Henry che gioca nel Milan, 86 di valutazione. Ok, 28 anni, va bene. Ovviamente è molto forte, guardate lì, 99, 99, 99, 95. Ecco perché è molto forte. Costa anche non tanto, sapete, 45 milioni di valore. Secondo me si porta a casa con 60. Vedremo, vedremo in una prossima carriera, adesso siamo pieni. Se cambiamo squadra ci faremo un pensiero. Detto questo, io spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo domani con il possibile finale di carriera. Vedremo, vedremo un po', perché se perdiamo la Champions League possiamo anche fare un terzo anno in cui proviamo a rigiocarla. Vediamo, vediamo un po' come va domani. Guardando il video di domani poi ci penseremo. Detto questo, io vi saluto, mi raccomando ragazzi, arriviamo assolutamente a 7000 like per supportare al massimo questa serie. Noi ci vediamo con un prossimo video. Bello!